Questo programma è presentato da Villaggio Rasciada, Castel Sardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, Genweb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio. Grazie a innovazione, creatività e competenze, siamo leader nella progettazione e produzione di imballaggi in carta e cartone. Per contribuire al successo della tua azienda, Picchetti e Fustelle, via Martiri di Felisio 3, Solarolo. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we're drifting apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chains in your power seem empty and bare? Do you gain at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know someone there, the world's a stage, and each must play a part. Fate and me playing in love with you is my sweetheart. A clown was when we met, I loved you at first glance. You read a line so clearly, I never missed a cue. Then came back to you, you seen the change, you acted strange, but why I never know. Honey, you lie when you said you love me, and I have no cause to doubt you. But I rather go on hearing your lies, and I go on living without you. But I rather go on hearing your lies with emptiness all around. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then you can bring the cutting down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Grazie. The King, tambur battente show. Com'è che fai? Com'è che fai? Come? Con la gamba? Sì. Con la gamba è così. Come va con l'artrosi? Quello ci vuole un po' di allenamento. Se no. Un po' di grande stretching. Rudy, grazie, grazie ragazzi. Grazie. Eccoli i nostri ospiti. Allora, regia di Francesco Dardere, il direttore tecnico si chiama Thomas... Thomas Tassinari. Allora, intanto c'è il vice sindaco. Pensa, lui è vice sindaco di Andalo, ma è soprattutto il vicepresidente dell'APT. L'APT coinvolge 5 comuni: Fai della Paganella, Cavedago, Andalo, Molveno e Spormaggiore. Dopo poi parleremo anche dell'APT e soprattutto per la promozione di questi luoghi incantevoli. Però c'è un problema. Einstein disse: quando spariranno le api, dopo 3 anni spariranno anche gli uomini. E purtroppo lui è un apicultore. Facciamone un applauso perché è uno dei più grandi apicultori italiani.
Ed è qui di Spormaggiore, giusto? Spormaggiore. Vicino al castello Belfort. Ma lì chi c'era in quel castello? Il castello Belfort è una storia un po' strana. È partita come una torre di visione, poi è diventata una zona di dazio, poi è venuto un castello e lì è stato abitato da diverse famiglie, fino agli ultimi proprietari, che sono stati nel 1975-80. Erano i conti Saracini Ciucentaler, erano una famiglia abbastanza nobile e hanno poi ceduto il castello al comune di Spormaggiore. Lì poi è venuta una serie di interventi di consolidamento per renderlo sicuro, insomma, in poche parole. Sì. E le tue api sono lì? Sono lì e anche in altre parti del Trentino e anche di fuori regione. Però il guaio è, e inizia a preoccuparti, oddio, che le api... Le api purtroppo stanno soffrendo in questi ultimi anni. Vai per l'andamento climatico e vai anche per i trattamenti un po' non tanto consoni all'agricoltura. Non abbiamo ancora capito nulla. Purtroppo sì, lì sta purtroppo anche nelle grosse multinazionali che producono questi prodotti che potrebbero essere... Ma sono loro che comandano. Sono loro che comandano, però alla fine è il contadino che spruzza le piante, perciò potrebbe essere anche lui di dover decidere, dire no, questa volta mi metto un po'... No, il fatto che il contadino rischia la propria salute e la rischiamo anche noi quando mangiamo quei prodotti. Sì, ci sono altre alternative in poche parole. Ecco. Sì, vabbè, oggi col biologico. Col biologico, diciamo, non tutto può essere biologico, però quantomeno fare una lotta integrata, come diciamo qui da noi, specialmente nel Trentino, i trattamenti anticritogamici sono molto più limitati, anche i prodotti sono di categoria molto meno tossica. Perciò diciamo che noi stiamo, specialmente qui da noi, stiamo un po' più attenti a quello che riguarda l'ambiente. Sì, voi che avete molto biologico, certo. Ecco. Guarda, vice sindaco, vicino hai l'hai conosciuta, l'hai riconosciuta, no? È una famosa giornalista della RAI di Bolzano, Margherita, tra l'altro nome meraviglioso, anche la mia nipotina si chiama Margherita e spesso gli dico, ma sai che sei su tutti i menù dei ristoranti? Dice, ma si perché? Sente importante anche Margherita. Senti Margherita, sì. Però tu ti occupi di tante cose, tra l'altro sei amica di un grande professore, lui è un grande matematico, è un matematico, ma tu gli puoi chiedere, professore Spericato, mi parli di Atlantide, pronto. Toc. Mi parli di Maria Maddalena, toc, pronto. Mi parli, è non così so, bisogna cioè, essere, lui, sempre sul pezzo. Sì, lui pensa che lui adesso è qui da alcune settimane qui ad Andolo, infatti vedi come sta bene, ottima cera, ottima cera. Certo. E lui sta benissimo, mi ha detto sua moglie, dice ma prima non parlava mai, adesso qui parla di continuo, non riesco allora più a dormire. Ma è vero o no, professore? Le ha fatto bene l'area del Trentino? Eh beh, la migliore del mondo dopo quella dell'Alto Adige. La risposta pronta. No, perché abbiamo avuto in queste settimane qui ad Andalo moltissimi ospiti, fra cui anche le Miss, caro professore, anche le Miss. Allora, un ospite mi ha detto, mi raccomando, devi dire Trentino Alto Adige. Un altro ospite mi ha detto, devi dire solo Trentino. Perché, Margherita? Beh, perché siamo in due regioni a statuto speciale. Siamo una regione a statuto speciale e due province autonome, per cui si distingue, anche se in realtà insomma. Oh, Napolitano ha detto, Napolitano, presidente emerito, ha detto le autonomie hanno funzionato. Sì? Le regioni. Sono modelli esportati. Oddio, qui da voi. Sì? In Sicilia non è che. Forse beh, no, bisognerebbe aprire un capitolo a parte, però è un esempio il Trentino Alto Adige di buon governo. Ora bisogna capire, distinguere, vedere, però sulla lunga distanza il Trentino e l'Alto Adige hanno dimostrato di aver saputo gestire il territorio in maniera saggia. Ok. Senti, l'altro giorno ci siamo sentiti, è stato un piacere parlare con te. Poi come vedi, lo sai, tu fai TV, è frenetica, ti sarà mai capitato di fare una diretta che non mancava il microfono. Allora, tu ora ti occupi di cinema, fai parte della commissione. Beh no, devo distinguere, io sono una giornalista professionista e lavoro da 20 anni a Bolzano. Sì.
però nel corso del mio lavoro ho approfondito dei temi, sì. Essendo poi dolomitica, e mi fa piacere vedere questi pannelli bellissimi perché scorgo le mie montagne. È un'idea di Ghezzi, del vice sindaco. È molto bella, molto bella. E nel corso degli anni, in questi 20 anni, ho avuto modo di approfondire e fare dei documentari. Ecco, questi documentari in qualche maniera mi sono accorta, ovviamente trattando degli argomenti forti, che anticipavano dei pensieri. Per dire, noi siamo Andalo, siamo nel cuore delle Dolomiti del Brenta, possiamo dire così. Da poco le Dolomiti si sono dotate e si sono riunite, e questa è una conquista, secondo me, straordinaria, nelle Dolomiti UNESCO, perché l'UNESCO ha ritenuto che le Dolomiti dal 2009 fossero bene dell'umanità. Siccome il concetto di bene dell'umanità è un po' difficile da trasmettere, perché presuppone la bellezza come concetto di bene comune, è un concetto alto di riferimento, insomma è difficile un po' da spiegare, però tutti i gruppi dolomitici, e sono 9, si sono riuniti e hanno detto: noi abbiamo un'origine, una geologia comune, una bellezza comune, perché no anche una forma di marketing, e perché no cercare di fare in modo che nelle Dolomiti e quindi le terre cosiddette alte, fra virgolette, perché no, dove non c'è il turismo, fare in modo che le popolazioni rimangano lì a viverci. Bella questa quindi cosa. È bella. Una cosa bella, e siamo in mezzo alle Dolomiti del Brenta, vero? Ecco. Guarda che presidente qui è contento. Io sono una dolomitica fassana. Allora, lei mi diceva cinema, perché? Allora, dal giornalismo ho fatto dei documentari, questi documentari hanno anticipato questo pensiero e mi hanno dato la possibilità di documentare delle cose, a mio vedere, poetiche anche, per dire, la banda musicale di Pozza di Fassa, che per festeggiare il 70° anniversario della fondazione ha deciso di scalare le torri del Violet. Sono il simbolo della Valle di Fassa. E allora hanno detto: perché non facciamo una cosa comunitaria, fra virgolette? Infatti hanno tenuto un concerto a 2900 metri, una volta raggiunta la vetta, quando tutti quanti sono arrivati in cima e hanno tenuto un concerto e c'era l'elicottero che riprendeva. Cosa è successo? Spettacolo. Quando sono arrivata lì, ho trovato le immagini, i ragazzi erano disponibilissimi, le interviste varie, e è saltato fuori che l'hanno fatto non tanto per arrivare a raggiungere il Guinness dei primati, perché non era questa, certo, la loro volontà, ma era quello di celebrare attraverso la musica la bellezza delle Dolomiti. Questo è stato un documentario. Io sono stata solo la portavoce che e l'ambasciatrice, bello. Quindi non è... Però adesso sono stata la cuoca. Dal Trentino dobbiamo arrivare al Brasile, perché ti ho chiesto l'altro giorno, ma che fine... Poi dopo lo voglio chiedere anche a Spedicato. Poi dopo arriviamo a Maria Maddalena. Ma che fine hanno fatto gli Incas, giusto? Cioè, a un certo punto c'erano 100.000... In una città, il giorno dopo, tutti spariti. Non c'è... Allora, il Sud America è pieno di misteri. Dicono gli extraterrestri, li hanno caricati. Ci sono tante teorie, tantissime teorie. E il mio cuore, io ho due cuori, uno dolomitico e uno brasiliano. E sto tentando adesso, alla fine di quest'anno dovrebbe uscire un libro dedicato al Brasile. Quindi documentari e giornalismo dedicato alle Dolomiti e alla mia terra. E un libro che è la al mia Brasile, passione, che ami, dedicato certo al Brasile. Che bello. Oh, ma tu sei la luce dei miei occhi. Io? Sì. Ma abbiamo qua la luce. Ah, sì, luce qua. Signori, luce a tambur battente, show, e canta? Falling di Alicia Keys. Ma che meraviglia, passiamo di qua. I keep on falling. Where are you? Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. But loving your telling makes me so confused. Yeah, I keep on falling in and out of love. Where are you? I'm never
lonesome room where I love you. Oh, oh, oh. My vote this way. Do you give me so much pleasure? Cause me so much pain. Just when I think I take a moment of what a fool. I still falling back in love with you. Yeah, I keep on falling in and out of love with you. I never love someone where I love you. Oh, baby, falling. Falling, 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 falling. I keep on falling. Oh yeah, falling, 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 falling. I keep on falling. Casa non tornerà.
Carolina Ferrara. Questo è un brano molto bello, di Mia Martini, giusto? Sì. Dedicato soprattutto alle donne, ai femminicidio, no? Anche alla violenza sulle donne, giusto? Sì, alla violenza sulle donne. L'ha scritta Enzo Gragnaniello. Sei un'artista completa, brava. Grazie. Adesso però ci guardiamo meravigliosamente Andalo, la cartolina, eccola qua. Andalo, dove la vacanza è un'arte. Immersa nelle Dolomiti del Brenta, Andalo è una delle comunità turistiche più conosciute in Europa grazie alla qualità del suo turismo. Goditi le vacanze scegliendo ogni giorno tra sport, natura, storia e cultura. Andalo ti aspetta con le sue piste e i suoi impianti di risalita nel cuore della città. Vivi Andalo scegliendo tra le tante attività e servizi. Piscina, beauty, sauna, solarium, body fit, palaghiaccio, sala giochi, cinema e tanto altro ancora. E non ti scordare di richiedere la card Andalo Vacanze per usufruire dei tanti sconti e servizi gratuiti. www.andalovacanze.it. I found a dream to
che brava. Grazie. Brava, brava. Oh, salutami Fidel. Ah, sì. Ma hai amato o no Fidel a Cuba? Così, così. 50-50. Così, così. No, sì, perché così, qua così. Sembra invece molto amato. Sembra. Sembra, sembra. Ok, salutiamo anche il maestro D'Altri, il maestro Lavia. Vuoi parlare un po' in spagnolo? No, è da giorni che dici, io faccio l'università. Es que no sabemos qué decir cuando nos encontramos. Porque ¿qué tenemos que decir? Ella dice gracias. Yo digo gracias nada más. Y yo tengo que bello. Gracias, gracias. Vabbè. Ciao. Vieni, ciao. Fidia. Allora, professore, come va? Beh, sono... È una sua scoperta, Margherita. No, ci siamo incontrati a San Marino, dove da più di 20 anni ci sono 2 convegni all'anno, uno sugli enigmi dell'antichità e l'altro su questioni di tipo esoterico. E quindi? E quindi ci siamo incontrati là e l'incontro ha avuto qualche conseguenza di collaborazione. E quali sono gli enigmi più grandi? Beh, il primo di cui mi sono occupato è stato Atlantide, che però è una cosa abbastanza banale perché si scopre immediatamente come spiegarlo tenendo conto della scoperta geologica che l'ultima glaciazione non è finita come si credeva richiedendo migliaia di anni, ma è finita nel giro di qualche settimana per un evento catastrofico. Cioè qual è stato? Potrebbe essere stato o un impatto di un asteroide su un oceano, però non ci sono le tracce, perché un impatto di questo tipo porterebbe alla fine di un'era glaciale, oppure il passaggio ravvicinato di un pianeta, che è la mia ipotesi, un pianeta di dimensioni di massa 10 volte la massa della Terra, come poi è stato calcolato in Cina, e che in più avrebbe ceduto alla Terra un suo satellite divenuto la Luna. Quindi la Luna esisterebbe nel cielo da circa 12.000 anni, prima c'era un altro satellite che era Marte, il quale poi nel corso degli eventi catastrofici è stato rimosso dal legame con la Terra. Ma quando era satellite della Terra aveva l'acqua, e ormai c'è evidenza che l'acqua è stata perduta in un evento catastrofico che ha scavato dei canyon enormi, e c'era sicuramente, molto probabilmente, anche la vita, e questo spiegherebbe la presenza di strutture particolari su Marte. Fra l'altro, fra 2 settimane ci sarà un convegno a Pomezia su questi temi, con la presentazione di un libro sull'evidenza di vita in passato su Marte. Ma quindi i marziani erano, cioè gli egiziani erano marziani? No, beh, gli egiziani all'epoca, diciamo, di Atlantide... Cioè, erano dei pastori, il giorno dopo si mettono a fare le piramidi. Non erano le piramidi, sono antecedenti sicuramente al periodo delle dinastie cosiddette storiche, perché ad esempio Menes, la prima dinastia parte con Menes verso il 2800 avanti Cristo, ma la grande piramide già esisteva almeno dal 3400, come è provato da una mezza dozzina di argomenti, fra cui il più recente è la datazione di quando furono tagliate le rocce, fatta con una nuova tecnica scoperta da un fisico nucleare, Ioannis Diritsis, che dirige il centro di archeologia dell'Egeo. Quindi è attorno al 3400, a questa data si arriva anche con altre argomentazioni, come il radiocarbonio basato sopra la paglia che si trova nella malta che collega le rocce, datazione fatta dal Politecnico di Zurigo alcuni anni fa. Come si arriva mediante lo studio degli orientamenti, di 3 tipi diversi di orientamenti, di canaline che ci sono nella grande piramide, che puntano delle stelle verso l'anno 3400, e inoltre tenendo conto di quello che gli storici medievali arabi dicevano, che furono costruite la grande piramide 3 secoli prima del diluvio. E il diluvio è databile al 3161. Allora uno dice, il professor Spedicato è un archeologo, giusto? Però? Non è. Lui è un matematico italiano, quindi non c'entra nulla con l'archeologia, noto soprattutto per i suoi contributi, giusto? All'algebra lineare numerica. Non entriamo in questo argomento perché altrimenti facciamo notte. Però, quindi, perché questa passione per l'archeologia? No, non per l'archeologia, per l'antichità, per gli enigmi dell'antichità, per la geografia,
perché quando ero ragazzo non potevo viaggiare, quindi viaggiavo sugli Atlanti. Ah, e quindi ho una grande collezione di Atlanti, carte geografiche, e ho tutte le immagini geografiche nella testa. Poi successivamente sono stato in 60 paesi del mondo, ovvero un terzo di quelli che 60 esistono. 60 paesi nel mondo? Sì, ma sono pochi, perché... Aspetti, qual è, professore, mi guardi, qual è il posto più bello che lei ha visitato? Sì, è un posto che si chiama Andalo. Ecco, bravissimo! Dove c'è il miele migliore del mondo. Bravissimo, lei ha fatto bingo, professore. E ci sono gli eventi culturali e musicali migliori del mondo. Dove ci sono due ragazze meravigliose... Fidia, che cosa le rappresenta Fidia? Fidia è grande scultore maschio, greco, maschio, certo, maschio. È sbagliato, la cui statua di Giove, che era in oro e in avorio, Caligola voleva che fosse tagliata e portata a Roma, però poi lui è morto, è prima, è stato ucciso prima. Del mondo. Sì, sì, però è un maschio. Senti, invece è buon anno. Come? Buon anno. Buon anno. Cosa le ricorda? Buon anno. Buon anno. Ah, niente, gli auguri, dai. No, io Scapodanno. Bonatti mi ricorda uno scalatore. No, buon anno. Buon anno. Suggerimenti di buon anno. Ah, beh, sì, può essere tante cose. Buon anno. No, perché te la presento. Roberta, buon anno. Ma come sei elegante. Seconda da Amici, vedi che mi ricordo. Bravo, bravissimo. Però sei arrivata lì, è arrivata vicino a... Sì, c'era quasi. Ma tu l'hai vista oggi, lei, fare mentre faceva ginnastica, mentre cantava? L'ho vista, devo dire che finalmente c'è una ragazza che sa fare più cose. Dinamica, dinamica. Sì, sì. Grazie mille. Ci canti? Un pezzo di Mina. Devi dirmi di sì. Devi dirmi di sì. Dici di sì. Ok, è scontato, scusa, Roby. Ti giri indietro e ti ritrovi in un mare di sé, ma io resto con me e ti voglio perché io con te sto bene, mi dimentico le pene, sono felice, non mi pento, tutto qua. Guardi bene in me, troverai una parte di te. Questi giorni tra noi non li venderai mai. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenio. Il mio sangue freme, tu mi scorri nelle vene, io ti voglio, tutto il resto si vedrà. Voglio bene, sono luce, non catene, coi suoi raggi il nostro cuore scalderà. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Sì, devi dire. Non mi scorderò mai quel bisogno
triste, sto bene, mi dimentico le pene, son felice, non mi pento, tutto qua. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Grazie, grazie. Grazie mille. Mal, dei Primitives. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Ugo. Surprise. Vieni. No, aspetta che aspetta, non sei micro. Maurizio, è una coppia di fatto. Maurizio, sei Mandy e Ugo. No, tu facevi un reality con lui. Sì, ho fatto un reality, La Fattoria, nel 2000. Scusa un secondo, sto parlando. No, non mi disto. Sono marito e moglie. Esatto. E io sono molto felice. E lui è molto felice perché io gli feci un mazzo tanto perché arrivò che aveva i capelli di questo colore. Lui che è un bell'uomo anche con i capelli bianchi. Anzi, devo dire che con i capelli bianchi è ancora più bello. O no? O mi sbaglio? Charming. E quindi tu gli hai...
gli hai consigliato detto, di... Ma la smetti di... Trovavo tutte le asciugamani sporche di rosso, perché lui si... E già, non si può ogni mattina l'asciugamani, senti, ma per favore cerchi di togliere la tinta e stai naturale. Hai fatto bene di dirmelo, perché... Io quando sono andato alla fattoria, prima, tornata la voce. Sì. Prima di andare, io mi tingevo i capelli, perché quando arrivate i primi capelli bianchi, ho cominciato a colorarli, ero un po' rimbarazzato. Poi diventi schiavo, come tanti altri, lo sapete, no? A tanti come altri miei colleghi. Anche come loro, sei mandi, ad esempio. Anche. Sì, allora dentro la fattoria sono entrato, il mio parrucchiere mi ha detto fai un mesh. Mette un po' colorata, deve essere un po' gialli, rossi, verdi. Come un mesh? È arrivato con la testa di questo colore qui. Ma non è vero niente, quelle sono le luci. No. E allora io l'ho fatto così, pensando di stare soltanto un paio di settimane lì dentro, così la crescita non si vedeva. Invece dopo 2 mesi e mezzo c'era un paio di centimetri di crescita così. Alla fine ho detto via tutto. È il giorno più felice della mia vita. Ho tagliato tutti di quelli che colorati. Grazie a questo... No, grazie anche a lui. A questo ometto. Mi ricordo perfettamente, insomma, perché sai, in un reality si entra molto in confidenza, non sei più, non c'è la televisione, non c'è niente, finché una sera gli ho detto, senti un po', ma perché ti tingi i capelli? Stai naturale, che sei fantastico. Ma all'inizio, quando vedi le prime 2 o 3 capelli bianchi, cominci a colorare e poi dopo diventi schiavo. Tanti dei miei colleghi, lo vedete tutti in televisione, ce l'hanno i capelli un po'... Neri. Neri, sono orribili. Guarda lui con i suoi capelli naturali. Ma bello! Di naturale non ha manco il cervello. Ma quando te l'hanno fatto? Il trapianto del cervello, quando te l'hanno fatto? Sono una coppia di fatto, l'ho detto. No, lui è una coppia disfatta. Ugo, ti ricordi quando nella fattoria, quando eravamo lì, era bellissimo. C'era un sedio a dondolo bellissimo. Io scaldavo tutti i giorni, vero? Tu scaldavi tutti i giorni, anche troppo, perché l'hai lasciato lì vicino al fuoco. La mattina dopo siamo svegliati. Ha preso fuoco. Ero anche pregioso, che è una cosa costosa. Vabbè, siamo divertiti. Grazie. Un'edizione della fattoria che ha avuto molto grande successo. Chi ha il telefono si spegne quando si va. Spegne. Che te frega? Chiamami più tardi. Che è meglio, guarda. È tutto in diretta, vabbè. No, non ho capito perché non potevate vedere di fuori? Sono dei bar ad angolo comodissimi, chiacchieravate dei cavoli dei vostri. Ma a te cosa te ne frega? Mi interessa perché mi state annoiando. Io quando mi annoio devo dirlo. La contraria ha riso. No, ha riso. Ci annoiate in altri, per favore. Io, non litighiamo il pubblico che non sta La gente non bene. Ha riso, ma... che non vedo cinesi io qui. Va bene. Grazie Mal, andiamo grazie qua dagli ospiti. La prossima intervista però, okay. Chiediti cosa faccio quando non sto cantando. Cosa fai quando non sai cantare? Ma giochi a golf! Bravo! Gioca a golf! È spontaneo questo. Vedi? Vive il golf! No, grazie. È lui che mi ha fatto questo golfino qui. Ti ricordi? Non è quel tipo di golf. Tipo di golf. Ah, ora butti via il tempo. Sì, io sono presidente dei cantanti, musicisti e golfisti. E anche un grande battutista. Fate una risata per chi non avesse capito. Fatto una battuta. Perché lui l'ha capita, però. Va bene, grazie, presidente. Non finiremo mai se non grazie, arriviamo. Presidente. Grazie. Andiamo ciao, qua. Perché questa è l'ultima puntata di Andalo, e quindi dobbiamo festeggiare. È per quello che abbiamo chiamato il presidente dell'APT, nonché vice sindaco di Andalo. La signora, dottor Spedicato, lui è un azzecco, ma voi già convivete insieme, voi due? Vivete insieme? No. Voi due vivete insieme? Le nozze? E le nozze quando? Allora, vieni qua. Allora, presidente, cioè, come mai queste località hanno così grande successo? E soprattutto qui non c'è disoccupazione. Diciamo che questo è un ambiente, come accennava la giornalista Rai prima, del Trentino, ma non solo, le Alpi, la montagna in generale, dove la natura, l'ambiente che ci circonda già fa l'80% del lavoro, no? Degli stimoli
e della propensione poi per quanto riguarda tutta l'economia turistica. E c'è un dato che un po' si racchiude, se vogliamo, in un proverbio dialettale che dice chi va in montagna, chi non porta non magna, nel senso che bisogna lavorare molto, bisogna essere particolarmente autonomi in senso generale per poter riuscire poi a sopravvivere. Questo ha portato nei secoli a essere molto intraprendenti, a conoscere bene l'ambiente che ci circonda, a saperlo conservare e valorizzare. Ecco che quindi ai giorni nostri riusciamo a lavorare a 1000 metri, a 1500, ma addirittura quasi a 2000 metri, e questa è una grande risorsa per poter rimanere sul territorio e per fare economia, ma anche poi per offrire un territorio al mondo intero, al turismo in generale, di valore, di qualità. Aumentano il numero delle presenze? Sì, devo dire che soprattutto quest'estate siamo agli sgoccioli, i dati sono estremamente positivi, lo sono stati anche l'estate scorsa. Probabilmente sono una serie di fattori, la montagna ritorna ad essere particolarmente interessante. Io ho visto un turismo quest'anno particolarmente interessato a viverla, cioè le famiglie con i bambini, col passeggino, anche durante magari qualche temporale che è tipico della montagna, un'oretta, uno sguazzetto d'acqua, un minimo di maltempo, ma non ha scoraggiato nessuno. Ci sono state tante attività in montagna anche in alta quota che non hanno né deluso chi ha esibito lo spettacolo, ma soprattutto poi chi l'ha vissuto. Quindi è tornata ad essere la montagna un contesto importante sia sotto il profilo della passeggiata, sotto il profilo fisico, ma anche soprattutto mentale, il rilassamento. Questi grandi paesaggi maestosi, unici, meravigliosi, che danno tranquillità, che rilassano e che poi riempiono il cuore e anche la mente. Questo modo di dire, insomma, che si dice che in montagna uno si annoia, non è assolutamente vero, anzi perché ci sono... Perché mi guardi così? Ci sono un miliardo di cose da fare, passeggiare, giocare a tennis, andare in giro, andare a funghi. Io mi rompo le scatole e io sono di origine siciliana, per cui molto, molto marinara. Però io, dopo un'ora che sono in spiaggia, io divento pazzo, ammazzerei tutti. Io la metterei come una pena, hai capito, nei carceri. Hai capito? Anziché mettere la cella di rigore, metterei 8 ore al sole a 40 gradi. Voglio vedere cos'è peggio. Sì, chissà come è contento il sindaco di Jesolo. Non ho capito questi siciliani che si ribellano. L'hanno sbattuto via, quello lì dalla Sicilia. E adesso lui dice: ma sapete che voi due siete una coppia? Ma perché ti hanno mandato via dalla Sicilia? Lui si annoia anche in pianura, fino ad in montagna. Ma lui si annoia ovunque. Mi annoio ovunque perché ho sempre voglia di trovare qualcosa di diverso, qualcosa che mi faccia piacere fare. Per non parlare degli siciliani, che è una terra di grande cultura e di grandi personaggi e di grandi artisti. Pirla! Io confermo che sono dei grandi artisti, hanno fatto bene a mandarti via. Hanno capito tutto. Non lo volevano quindi, più. Quindi, Gualtiero, la tua è una razza carnica, quindi sono... le api più piccole, docili, abituate ai climi rigidi, le tue api? Sì, sono razze particolarmente docili. Non per niente noi in azienda facciamo visite guidate con i bambini, turisti, bambini, famiglie, e siamo una delle poche aziende che non facciamo mettere la maschera. Perciò si approcciano, noi apriamo gli alveari, la gente è lì davanti, possono guardare le api, vedere la regina, vedere come è formato un alveare, perciò è una razza molto docile, molto tranquilla e resiste ai climi, diciamo, abbastanza alpini, ecco, perciò è una razza molto tranquilla. Nemmeno a carnevale vanno a visitare, perché senza maschera. Margherita, siamo in chiusura. La prossima volta che guarda che ti guardiamo, è Ugo Conti. Mi deve presentare la licenziano, coppia. Esatto, come coppia. Allora noi siamo in chiusura, andiamo da Donatello. Andiamo da Donatello. Allora noi ringraziamo la regia di Francesco Dardari, ringraziamo Thomas Tassinari, direttore tecnico, ringraziamo Maria Teresa Lanzetti, Maria Rosa Postorino, ringraziamo Rita, ringraziamo Angela, ringraziamo Fidia, eccola qua. Daniele. Grazie. Donatello, noi chiudiamo, torniamo a casa. Grazie Andalo, grazie. Canti. Ciao. Malattia d'amore. Bello, malattia d'amore. Ciao Andalo, ciao Trentino. Prende solamente il cuore.
questa malattia, l'amore. Incomincia questa età, non ha senso senza te. Penso che potrai guarire e mi sento già morire. Una cosa brucia in me, è l'immagine di te. Alberi verdi, mille colori, una farfalla nell'aria più chiara, fra tanta gente infelice, felice sei tu. Nuvole nere nell'urlo del vento, comincia a pensare che un fuoco si è spento, ma la paura che senti lo sai che cos'è. Il cuore, questa malattia, l'amore. Non ha senso senza te. L'arcobaleno sorride nel cielo, dopo la pioggia ritorna sereno. Questo programma è stato presentato da Villaggio Rasciada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Di Tutto.it, Genweb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio.